Carissimi, vada a voi tutti un caro saluto. Per 2 anni siamo stati impediti dalla pandemia a celebrare la Via Crucis cittadina. Con la dovuta prudenza, venerdì prossimo, 8 aprile, alle ore 21, ci raduneremo tutti in Piazza Matrice per celebrare in modo solenne e comunitario la via della croce del Signore. La passione di Gesù, purtroppo sempre attuale, ritorna a ripetersi nella storia degli uomini, ieri come oggi. Non bastava la pandemia, c'è voluta anche la guerra, una guerra assurda, cattiva, cinica, perniciosa. Intanto Gesù continua a soffrire nelle migliaia di vittime, nelle lacrime delle mamme, nella violenza subita dalle donne, nella innocente disperazione dei bambini. La passione continua ancora nella crisi incombente che investirà o che investe già la sopravvivenza di tante realtà socio-economiche, nella disperazione di tante famiglie, il mondo stesso del lavoro, la speranza di un futuro sereno per tanti giovani. Non ci resta che pregare, sì, non ci resta che pregare con tutto il cuore. E sia fervida da loro, carissimi, la nostra preghiera in questa solenne Via Crucis, nella quale ogni uomo o donna di buona volontà non può non mancare. Che il Signore possa cambiare il cuore di pietra, di chi è convinto di risolvere i problemi con la logica della guerra. Ci affideremo anche alla Madre Addolorata. Citeremo alcuni brani della consacrazione che Papa Francesco ha fatto qualche giorno fa a livello mondiale al cuore immacolato di Maria. Un buon cammino a tutti verso la Pasqua del Signore. Auguri e tanta pace.